La presentazione da parte di Ispra del nuovo rapporto del titolo Transizione ecologica aperta, rapporto sullo Stato e il futuro dell'ambiente italiano, per la cruciale importanza del tema oggetto del documento e l'autorevolezza dell'Istituto che ne è autore, rappresenta un'importante occasione di riflessione sulla transizione ecologica quale asse portante delle politiche nazionali in una fase che vede il nostro Paese impegnato in uno sforzo senza precedenti di ripresa dagli effetti della pandemia e del rilancio sociale ed economico grazie agli investimenti del PNRR. Prima però di svolgere il mio intervento desidero leggere l'indirizzo di saluto del Ministro della Transizione Ecologica, professor Roberto Cingolani, che avrebbe dovuto intervenire da qui a qualche minuto ma che per sopravvenuti impegni istituzionali non è potuto essere qui presente. Egregio Presidente Laporta, gentili ospiti, mi scuso per l'assenza all'evento organizzato da Ispra alla Camera dei Deputati dal titolo Transizione ecologica aperta. Un concomitante impegno della Presidenza del Consiglio non mi consente di collegarmi come avrei voluto. Ci tenevo comunque a portare un breve saluto ed una breve riflessione. L'attualità della transizione ecologica la stiamo vivendo quotidianamente e nel caso dei cambiamenti climatici con una forte accelerazione. I tornado della scorsa settimana negli stati centrali degli Stati Uniti d'America sono uno dei tanti esempi, così come il recente uragano mediterraneo in Sicilia e molti altri avvenuti e che purtroppo avverranno in futuro sempre più frequenti e di maggiore intensità. Senza transizione ecologica è difficile pensare ad un roseo futuro simile al passato per l'economia e la società. Bisogna quindi affrontare la transizione con la profonda coscienza della sua necessità. Viviamo in un sistema articolato e non ci sono soluzioni semplici. Le soluzioni vanno studiate nella loro complessa interrelazione. Ed è quello che stiamo cercando di fare con il progetto di transizione ecologica dell'Italia, cercando di coniugare i traguardi ambientali e climatici con le grandi opportunità che la rivoluzione epocale in corso apre, facendo sì che le nuove opportunità offrano molto di più di quanto si dovrà nel tempo lasciare. Noi non lasceremo indietro nessuno. Questo impegno che unisce il progetto europeo di Green Deal porta con sé lo spirito della transizione, l'impegnarsi per crescere insieme, per acquisire nuove competenze, per rinnovare non solo questo Paese e l'Europa, ma l'intero pianeta. Transizione aperta significa per noi che, pur se di fronte a numerosi vincoli, abbiamo tante strade da esaminare, facendo il massimo tesoro della conoscenza per prendere decisioni condivise che ci portino in un futuro non solo sostenibile, ma anche migliore. In questo quadro, il ruolo della scienza è prioritario. Solo facendo sistema tra tutte le istituzioni della conoscenza e della ricerca, aprendo un dialogo con i cittadini, le imprese e la politica, si creeranno le condizioni per discutere le idee per la transizione, che devono nutrire il nostro dibattito. E ringrazio per questo evento Ispra, che da sempre è al servizio di questa strategia. Vi auguro dunque un buon proseguimento e un'ottima riuscita dell'evento. Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica.